caffè che vale, espresso scende moca sale. Eccoci pronti, oggi vi porto nella mia Calabria, ogni tanto lo faccio, scusatemi, è più forte di me, ma se vi racconto l'Italia che vale, nel raccontarvela vi devo dire che in Italia vale anche essere orgogliosi della propria identità, delle proprie origini, ovunque si vada nel mondo, e vedrete che il protagonista, uno dei due protagonisti della puntata di oggi, questa cosa la ricorderà, perché è un tema che risuona molto nella sua mente. Sto parlando del maestro Cesare Berlingeri, lo vedete in collegamento dalla sua Tauria Nova, nella piana di Gioia Tauro, a fianco il sindaco di Tropea. Perché sono insieme? Perché Cesare ha inaugurato questa mostra, in principio era il blu, proprio a Tropea, che è veramente uno spettacolo incredibile che non vi potete perdere e che sposa perfettamente questa perla del Tirreno calabrese, eletto da poco borgo più bello d'Italia. Allora vi stiamo dando una ragione in più per andare a incrociare questo borgo più bello d'Italia, viverlo e raccontarlo, perché no, a tutto il paese e a tutto il mondo. Fra un po' però sono loro che ve lo raccontano, e questo per me, e credo anche per voi, è davvero un privilegio. Vi aspetto fra qualche minuto nel mio prossimo caffè. Un caffè che vale, espresso scende moca sale, serve a farci avere quella marcia in più. Un caffè che vale, senza esagerare, serve a questa Italia per tenersi su. Un caffè che vale, rito nazionale, è un caffè che vale grazie a te. Siamo in collegamento col borgo più bello d'Italia, e lo dico veramente a piene mani e con tanta emozione e tanto cuore, collegati dalla Calabria. Vediamo il sindaco di Tropea, eccolo, ben trovato sindaco. Salve Piero, grazie. E il maestro Cesare Berlingeri, ben trovato Cesare. Ciao Piero, ben trovato anche a te e a Giovanni. Un punto di riferimento, Cesare Berlingeri, dell'arte contemporanea italiana, già premiato anche alle nostre eccellenze italiane, ma sono tanti i riconoscimenti che Cesare Berlingeri ha avuto in tutto il mondo. Lo conoscono davvero in ogni dove, da New York al Brasile. La sua arte si è fatta conoscere, si è affermata e ha fatto parlare bene del nostro paese. E oggi ha l'occasione il maestro Berlingeri proprio di vedersi celebrare nel borgo più bello d'Italia, appunto Tropea, che è un'altra opera d'arte. Sindaco, parto da te. Intanto, ecco, avevamo già fatto un'intervista, ma cos'è successo subito dopo, nei giorni successivi a questa proclamazione? È cambiata un po' l'aria a Tropea? Certo che sì, siamo stati travolti dalla pubblicità. Quindi immagino, per una località turistica, una località che vive di turismo, la pubblicità è l'anima del marketing, no? Quindi della promozione. E quindi grazie a questa visibilità che ci è stata data dal contest e poi quello che ne è seguito, un'attenzione enorme, importantissima da parte della RAI, da parte di tutte le riviste, quotidiani, settimanali, mensili di settore, abbiamo avuto una ripresa sprint. Mi fai degli esempi? Cioè, se prima a Tropea vedevi uno, due giornalisti di testate magari nazionali, in un anno, in questo periodo, quanti ne hai visti, sindaco? Ma non saprei dirti, io ti posso solo dire che la RAI, per esempio, ha registrato 5 puntate per altrettante rubriche di a fascia alta. Quindi di rubriche importanti, penso Bell'Italia, Rai Storie, Linea Verde che andrà in onda il 27 giugno e tanta altra roba. Ma poi questo per fermarci all'Italia, poi sono arrivate testate giornalistiche da diverse parti dell'Europa e non solo. Quindi cosa posso aggiungere? Abbiamo avuto questa opportunità e quindi abbiamo saputo sfruttare, quindi oggi raccogliamo i frutti, fermo restando che Tropea comunque non è una meta sconosciuta, quindi è oltremodo conosciuta ai viaggiatori sia nazionali che internazionali, però sai, la pubblicità non è mai troppa, e soprattutto quando si tratta
di bella pubblicità, si tratta di raccontare l'anima di una località che è soltanto, non è soltanto una meta balneare, ma anche qualcosa di più, molto di più, per come testimonia la presenza del caro Cesare Berlingeri a Tropea, nella nostra splendida sala di Palazzo Santa Chiara. Sindaco, ecco, posso dirti, è davvero, credimi, una bella fotografia che rimandiamo anche attraverso i nostri canali in giro per l'Italia. Il Caffè Che Vale va in tutte le televisioni regionali e provinciali d'Italia, nel circuito degli aeroporti e delle metro, sui social, e per me rimandare questa cartolina dalla Calabria che vede un sindaco giovane come te con un artista di arte contemporanea mi fa capire che, e qui giro subito una domanda al maestro Berlingeri, che evidentemente sta cambiando qualcosa anche a sud del nostro paese, se un sindaco come te pensa che l'arte contemporanea è parte integrante del concetto di borgo più bello d'Italia. Allora Cesare, perché per te questa mostra ha un significato in più, se possibile? Come l'hai accolta? Che emozioni ti ha regalato? Sì. Piero, ha un significato in più, anche perché io in Calabria ho fatto grandi mostre, come tu sai, a Cosenza, a Catanzaro, un po' dappertutto, ma a Tropea cambia per due motivi. Uno, perché secondo me è una città incredibilmente bella, piena di storia, piena di fascino, non puoi fare a meno, forse è uno dei più bei paesaggi d'Italia, vista mare, un affaccio indescrivibile, forse il più bello del mondo. Comunque, sai che è successo a Tropea? Che io da molti anni non andavo a Tropea. Una volta sono andato a trovare un grande critico d'arte d'estate a Tropea, che era Maurizio Calvesi. E poi sono andato in vacanza qualche mese. Adesso mi è successa una cosa straordinaria. Io, quando la Fondazione Guglielmo mi ha proposto di fare una mostra a Tropea, io andai a visitare, come mia abitudine, il luogo dove esporre o installare le mie opere. Quando andai a Tropea, a Palazzo Santa Chiara, vidi questo interno, magico, nel senso che magico nel senso della creatura enorme e vasta, e poi che dal 200 ad oggi stava lì attraverso i tuoi resti e frammenti, dal 200 al barocco, al contemporaneo, così una struttura di consolidamento, a mio avviso non perfetta, comunque va benissimo. Un posto magico, Piero. Quando io sono entrato qua dentro ho avuto una forte emozione e poi mi sono sentito un grande pittore del 200. Fantastico. Giotto, che entravano in questa grande funzione, come Claudino a Cappella di Covegni, Assisi, a San Francesco, ad Assisi, dove doveva affrescare questi muri che da pianini diventavano luoghi spirituali, luoghi eletti. A me è accaduto questo, quando ho visto questo luogo, è accaduto questo, mi sono sentito di fare un grande affresco con il mio lavoro, come faceva un pittore del 200. Perché non è una mostra comune, capito? Non sono i quadri appesi in fila, tipo treno, no. Prende, coinvolge tutto lo spazio, quindi è diventato un grande affresco del mio lavoro. E come pensai, il mio lavoro, almeno di lavori piegati, adesso incomincio ad avere 40 anni, insomma, quindi ho una ricerca fatta ieri, messo, però il luogo mi ha accolto e mi ha assorbito. Io dico sempre che le mie piegature assorbono la memoria del luogo. Qui all'inverso è il luogo
che ha assorbito le mie piegature. Ed è una cosa fantastica, che è come se fossero sempre lì. Bellissimo. Sindaco, non so se te ne rendi conto, ma tu lì ti sei portato davvero un artista nel senso più profondo del termine, perché io appena sono arrivate le fotografie, non ho avuto il piacere di essere presente come in tante altre mostre del maestro Berlingeri, ma appena sono arrivate le fotografie mi sono davvero emozionato perché Cesare è veramente artista a 360 gradi, è un coraggioso, è un rivoluzionario, cioè e realizzarla così questa mostra è stato veramente qualcosa di molto forte perché un artista in alcuni momenti tende a ritagliarsi uno spazio che possa essere tutto suo. Qui ce l'ha appena raccontato, ma fra un po' ci torna e glielo chiederò. Il maestro invece si è fatto letteralmente, no, prendere da quello che c'era e ha messo la sua arte a fianco ad altra arte. Ecco, che emozione ti provoca questo, sindaco? Cioè, come l'hai sentito Cesare nelle prime ore al taglio del nastro, in conferenza stampa, e anche il mondo che Cesare riesce ad attrarre, che ruota attorno a lui? Allora, intanto, quindi, posso dire che Tropea, in particolare la location di Palazzo Santa Chiara, è molto attenta nella scelta di chi la utilizza. Quindi non è che Cesare è uno che arriva così. Cesare, come Tropea è stata proposta a Cesare è stata proposta e io ovviamente mi sono innamorato subito della sua arte. Io dico a Cesare sempre, non mi fare domande sull'arte, non capisco nulla, e lui la cosa che mi ha risposto Io è non sono d'accordo, tu lo se ti sai. trasmetto qualche emozione vuol dire che tu capisci. E quindi allora a questo punto direi sono come Socrate, so di non sapere, quindi qualcosa in più rispetto agli altri magari ce l'ho. Quindi ecco, lui mi ha trasmesso questa emozione, quindi io sono stato felicissimo quando la fondazione mi ha proposto la mostra. Peraltro, ad onore di Cesare, devo dire che lui avrebbe voluto esporre in bassissima stagione, prima che Tropea diventasse Borgo dei Borghi. Oggi, voglio dire, fosse in vita Van Gogh, magari mi chiederebbe pure lui di esporre qui. Invece Cesare non è che è arrivato a seguito dell'affermazione della vittoria. Cesare, era stato, come dire, rapito dalla bellezza del posto molto prima che questo si verificasse, quello che oggi è successo alla città di Tropea. Quindi il connubio, direi, tra l'arte di Cesare e l'affascino di un palazzo, come sapientemente descritto da Cesare, è unico. Ecco, ha detto Cesare una cosa molto importante. Quelle opere sembrano fatte, sembrano scoperte assieme a quei reperti barocchi, no? Che sono fuoriusciti durante l'ultimo restauro del palazzo. Quelle opere di Cesare sembra che sono state sempre lì, tant'è che adesso chiede a Cesare di lasciarcele. Viene E la butti lì, e la custodito. butti lì. Non devi chiederlo a me, non mi interessa di queste cose. È mia figlia che decide queste cose. Vabbè, ti mette in mano alle donne, sindaco, insomma, e È quindi molto complicato. sarà una trattativa più Immagino, complicata. immagino, Comunque, io non ero d'accordo con quello che ha detto il sindaco, io non capisco. Io dico che l'arte è un'emozione, e l'hai detto pure tu. E poi l'arte è atemporale, cioè io sono entrato là dentro come veramente poteva entrare un pittore di 700-800 anni fa. Tu hai detto nella tua breve lettera che mi hai scritto, che è in catalogo, che praticamente di arte contemporanea non sei molto afferrato. Ma non bisogna essere molto afferrati in arte contemporanea, bisogna che quella cosa ti dia un'emozione. Se ti dà un'emozione, come qualsiasi cosa al mondo, funziona. Se no, non funziona perché non funziona, perché non è autentica, non è vera. Tu hai detto una cosa bellissima quella sera. E io ti ho citato Umberto Samba, la poesia non ha bisogno di significati, le parole non devono significare, hanno bisogno di un suono. E la tua parola quella sera ha suonato
come ha suonato la padrona di Guglielmo, di Bertucci, che hanno avuto insieme a me l'esperienza di costruire e di aiutarmi a costruire questa grossa installazione. Io devo dirti che ho mandato gli inviti e le foto dell'installazione a mezza Italia, che mi conosce, a critici, a mercanti, e tutti hanno detto bellissima chiesa, le uniche. La direttrice di Bella e livelli di una rivista di potenza mi ha detto: ecco il momento, mi vengono i brividi, perché oggi è molto complicato fare un'installazione del genere. Sai perché, sindaco? Perché oggi l'arte è come i supermercati, va vista immediatamente sul bancone, capita e presa e comprata. L'arte vera non è così. L'arte vera, per aggiungere una sua verità, autenticità, ci ho messo anni e anni. Devo dirti a questo proposito che Van Gogh, per esempio, che hai citato poco fa, quando dipingeva alla Casa Gialla di Versailles, lui ha regalato un ritratto al suo medico. Sa che ha fatto il medico? L'ha messo come porticina per il suo pollaio. Ovviamente poverino sapeva che dopo un secolo la cosa costava 200 miliardi, no? Non lo so, ma va bene. Comunque ti dico, l'arte che uno non capisce immediatamente, forse l'arte che fra 20 anni, 50 anni la gente capirà, perché è un percorso lungo. Quindi anch'io di fronte a certe cose, certe volte adesso allibite, pure sono del mestiere da anni, ti racconto una cosa bestiale che mi vergogno, comunque la verità. Cioè, ho visto una mostra a Milano, come si chiama? No, ci sono i sette palazzi celesti di Kicker, all'Angra di Cocca, di un pittore, un artista brasiliano meraviglioso, no? C'era un'installazione incredibile, enorme. C'era una torre fatta con un centinaio di radio transistor, che praticamente ognuno parlava un linguaggio diverso, una lingua diversa. Ed era praticamente una torre di Babele. La torre di Babele è una cosa che c'è stata al tempo della Genesi, del Vangelo. Che cazzo, adesso un artista contemporaneo ha fatto una torre di Babele contemporanea, cioè non parliamo più, non ci amiamo più, non ci sono cose importanti. Oggi c'è un linguaggio che complica tutto, che si chiama pubblicità. Quando c'è la pubblicità, c'è un telegiornale, c'è un minuto in più, no, c'è la pubblicità, non c'è niente da fare. Perché questo è il momento contemporaneo di vivere la contemporaneità. Sai che mi era successo in questa mostra, sindaco, che c'è una sculturina di un centimetro quadrato di legno che stava a terra. Io, che vedo poco senza occhiali, gli stavo dando un calcio che mi sembrava una pietruzza. Invece era un'opera d'arte, anche incredibile, perché erano 5-6 legni di materiale diverso che usavano gli stregoni indios della foresta amazzonica. Capisci quanto è difficile, quanto è sottile il linguaggio? Ora tu dici: e cazzo, fai pieghi, sto a fare anch'io, che significa? Fontana squarciava con un taglio la tela, ma sai quella bellezza, quella che lui forse manco lo sapeva. Forse non, di filosofia orientale non sapeva niente. Fontana ha fatto il segno sublime, il segno di luce, che non deve essere segnato, deve essere solo segnato alla luce, e luce è arrivata. Io l'altra sera, l'altra notte a Tropea, pensavo alla grandezza di Giotto. Perché è stato grande Giotto? Perché ha intuito la prospettiva, è andato oltre la superficie dimensionale, sfruttando lo spazio all'intero, che è un taglio di fontana. Il mio lavoro è un segno di luce e di ombra, non è un segno dipinto,
è un segno sublime che cambia come cambia il tempo o come cambia la visione ormai. Caro sindaco, ti faccio una confessione. Anch'io, quando intervistai per la prima volta Cesare Berlingeri, arrivai davvero con una paura incredibile, perché anch'io dissi a me stesso: ma tu che ne sai d'arte? Come fai a intervistare un artista di arte contemporanea, tu che non sai neanche cosa sia l'arte contemporanea? Invece poi, ed è una cosa che mi ha accompagnato sempre in questo mestiere, ce l'ha detto Cesare, no? Bisogna solo avere la curiosità verso le cose, magari ancora di più verso i mondi che non si conoscono. E col tempo ho capito che questa curiosità è quello che fa la differenza, e che noi, sindaco, abbiamo bisogno degli artisti esattamente come abbiamo bisogno degli chef, piuttosto che dei sindaci, di una politica, purché sia bella, buona, entusiastica, perché ognuna di queste figure ci porta un linguaggio, ci porta un modo di pensare. Non dobbiamo avere paura dell'arte, bisogna solo entrarci in contatto. E io credo che tu in questi giorni te ne sei già reso conto e continuerai a farlo nei giorni che verranno, perché la cosa bella di sentire gli artisti è che hanno un modo di parlare della vita che è davvero bello, fantastico. Certo, è il loro mondo, ma nel mentre ti descrivono il loro mondo ti stanno parlando di qualcosa che puoi capire, perché i veri grandi, e Cesare lo è, hanno anche il dono della semplicità, oltre che questa passione talmente grande verso l'arte che sono in grado di spaziare i millenni, e sanno veramente tutto, sanno un sacco di cose. Frequentandolo Cesare, un po' di cose le ho imparate anch'io. Continuo ad avere, sindaco, la stessa soggezione da una parte che hai tu, ma dall'altra ringrazio Cesare perché mi ha aiutato ad entrare in questo mondo senza averne più paura, e da allora è un'occasione che ricerco sempre. E torno di nuovo a te, sindaco, per chiederti, ecco, fino a quando sarà possibile visitare questa mostra? Ci guarda tanta Italia, e io sono certo che tanti italiani vorranno certamente incrociare il gusto per quel mare eccezionale, quel borgo incredibile, quelle vie così pazzesche di Tropea, no? Con scorci unici al mondo, con l'arte di Cesare che è unica al mondo. Fino a quando gli italiani che ci guardano, e qualcuno anche dall'estero, potrà prenotare una vacanza e venire a godere di entrambe le cose? Al momento è prevista la fine della mostra per il 25 luglio, però stiamo valutando con Cesare e con la fondazione Guglielmo di spostarci più in là, quindi di perché sindaco arrivare. Tu sai che la tua Tropea è molto gettonata da cioè ormai è riuscita, sì, negli ultimi anni ad avere un turismo più lungo, però insomma qualche giorno d'agosto non mi lascerei scappare, sì, questa opportunità incredibile. Sì, anche se luglio quest'anno è impostato molto bene, quindi non ha nulla da invidiare ad agosto come presenze, si viaggia per essere tutto esaurito. E poi ti dirò, luglio la tipologia del viaggiatore è diversa rispetto al viaggiatore agostano, che cerca forse qualcosa di diverso. Mi dai qualche elemento su questo? Ecco, che di cosa vi siete accorti negli ultimi anni a Tropea? Che tipo di turismo arriva? Ecco, questo ci interessa anche per capire. Ma guarda, arriva intanto, gli ultimi anni sono stati anni difficili. L'ultimo anno è stato un anno difficile. Questo non è un anno semplice. Questo dappertutto, chiaro. Questo non è un anno semplice. L'anno scorso abbiamo praticamente fatto a meno del turismo internazionale, cioè abbiamo visto qualcosina. Quest'anno sembra ripartire, i dati parlano di un meno 50% rispetto al 2019, che è una grande cosa. Tropea non so se in quale parte si colloca, perché se è in linea col dato supera il dato generale. Io ritengo che noi superiamo abbondantemente il dato generale che ti ho appena dato di un meno 50 rispetto al 2019. Siamo, come ti dicevo, posizionati bene, la domanda è forte anche dal mercato estero. Quindi tu alcune cose, questo per quanto mi riguarda, l'esperienza ormai non solo da sindaco ma anche di tropeano, mi dice, anche mi insegna quello che richiede il mercato e qual è il momento migliore per mostrare una cosa come quella dell'arte di Cesare.
ovviamente non è che ad agosto manchino le persone che vanno alla ricerca di qualcosa in più rispetto al mare, però magari sai, ad agosto è il viaggiatore è per lo più un ragazzo che cerca il divertimento più che la cultura e l'arte. A luglio, giugno, per non parlare poi di settembre, ottobre, invece le cose cambiano radicalmente. Ormai lo sappiamo tutti. Al giorno d'oggi, se a casa vuoi bere il caffè, puoi scegliere fra tante possibilità. Puoi comprarlo in cialde, in capsule, in grani, macinati, solubili. Cambiano i sistemi, ma la cosa importante per noi di 101 Caffè è una: fare di ogni sorso un viaggio. Uè, ma chi sta napoletano? Guarda essere in coppa o Vesuvio, vero? Mi ricordo pure la formazione Napoli Scudetto. Garella, Bruscolotti, Ferrara, Bagni, Ferrario, Renica, Maradona. Ti è venuta voglia di un buon caffè? Vieni a trovarci in uno dei nostri punti vendita o continua a navigare nel nostro sito per acquistare il tuo caffè ideale. 101 Caffè, liberi di scegliere. Comunque questa è la situazione. Noi confidiamo proprio in ragione del valore che ha questa mostra di allungare il periodo di fruibilità. Cesare, un titolo il tuo, quello dato alla mostra, che è un capolavoro nel capolavoro, qui veramente mi ha emozionato il titolo già da solo, mi ha creato un'emozione incredibile. In principio era il blu, poi venne tutto il resto. Ecco, perché questo titolo, qual è il messaggio profondo di questo viaggio che stai facendo dentro Tropea? Sì, il blu, come sai, è il primo colore apparso dopo il Big Bang, è una cosa incredibile, ma è così. E poi il blu di Tropea è fantastico, non è solo un blu. Il blu di Tropea è verde smeraldo, è oltremare, è cobalto, è blu. Ciò Tropea è incredibile, la città di Napoli. Io dico il borgo più bello d'Italia, perché gli altri hanno detto, ma non c'è bisogno che lo dicano gli altri, basta andare a Tropea, guardare il cielo, affacciarsi verso il mare e capire che sei in un universo diverso da quello che si vive tutti i giorni. L'altra cosa che volevo dirti, a parte il mio lavoro, questo blu che mi persegue da anni e anni, ma come ti ho detto una volta, anche la piegatura è poi stato sbarzo a capire più o meno l'archetipo di dove arrivava. E mia madre portava al petto questo amuletto con il manocchio, e forse io ho impressionato il bambino da questo, come archetipo mi è rimasto indelebile all'interno della mia mente. Questo va bene, il mio lavoro però non è un lavoro contemporaneo, moderno, è un lavoro classico, umano, cioè pensa ai nomadi al deserto che piegano le robe, le loro vettovaglie e vanno via, e con le loro vettovaglie ci sono i dolori, gli amori, le passioni, i figli nati, c'è la vita. In una piegatura non sono io a piegare, è lo spazio che si piega. Einstein diceva che lo spazio curva, è una curva. Bene, il mio lavoro è una curva dello spazio. E io curvo lo spazio. Non metto un segno su una tela per mettere un segno. Vedi, Fontana mi ha insegnato una cosa nel suo pensiero. E dipingi un fiore o un albero, fai la finzione di un fiore o di un albero, a meno che non lo dipinge Van Gogh. Allora conviene mettersi, non sai se il modello è stato un vaso con dei fiori di plastica, non sai, tanto è una finzione, ma il taglio è un'azione reale, vera. Quindi dove sta il fine tra la realtà e la metafisica, e sta nel vedere oltre. Leopardi dice: ho visto l'infinito perché c'era una sierra. Va bene, ho chiuso gli occhi per vedere.
San Paolo nella seconda lettera dei Corinzi dice le cose di un momento, le cose che si vedono di un momento passano via, le cose invisibili sono eterne, perché l'invisibile che entra dentro non siamo noi con la nostra logica, i nostri occhi, la nostra educazione a vedere l'invisibile. L'invisibile è qualcosa che esiste attorno a noi, è dentro di noi. Capisci? Per quelle cose che tu vedi sono di un momento, gli occhi non li vedi più. Comunque volevo sparare una lancia su Giovanni. Vai. Devi sapere che è la prima volta che sono andato, ho visto questo gigantesco sindaco, perché io fico di lui, è gigantesco. Ma che cazzo, come un operaio, un manovale. E la cosa bella, sai che nei giorni ho scoperto, e lui veramente ha questo video nel manovale, perché fa tutto. Vede il camion, la spazzatura, il camion, il coso per prendere, per cose è quello che dovrebbe fare un sindaco, specialmente in una città piccola come Torbea, ma anche nei nostri paesi, invece di pomparsi come primo cittadino. Il primo cittadino è il primo cittadino quando è cittadino di tutti. Grandissima questa attestazione, sindaco, anche perché oggi più che mai si parla di recovery fund, di soldi che stanno arrivando, tanti, tanti nel nostro paese, il 40% si dice arriverà al sud. Beh, è un dibattito aperto quello delle modalità in cui verranno spese, ma io mi sono convinto del fatto che i sindaci, i primi cittadini, dovranno avere certamente un ruolo attivo. Ecco, vi siete e vi state sentendo coinvolti rispetto ai piani che il governo ha, rispetto a questo momento di ricostruzione del paese? Pensi che, ecco, vi sarà dato il giusto ascolto affinché voi possiate essere l'interfaccia vera nel paese per risollevare soprattutto quella parte di paese che sconta ancora dei ritardi, quale il sud? Penso di sì. L'ANCI, quindi l'Associazione dei Comuni Italiani, è stata ascoltata, è un interlocutore importante del governo, quindi ha detto quelle che sono le nostre problematiche, insomma, quindi con onestà dico sì. Vedremo ora come sarà l'attuazione del recovery plan, no? Come poi adesso al momento siamo in una fase di programmazione, progettazione. Vedremo poi come verrà attuato questo piano. Spero che si premi anche in un certo qual modo il merito, la capacità di spesa, ma anche se questo è un po' difficile, perché non saprei dire poi quali dovrebbero essere i parametri di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa. Che se tu dai a qualcuno che non sa spendere, o dai, come dico sempre, ho detto più volte, c'è un palazzo Santa Chiara a uno che non è del mestiere, è come dare perle ai porci, no? E quindi purtroppo, e noi abbiamo visto con Cesare, io me ne vergognavo dei segnali di questo, di quello che ti sto dicendo, piccoli segni di incapacità nel gestire cose importanti, e non sono nostre, no, peraltro sono patrimonio dell'umanità, della comunità tropeana, della Calabria, dell'Italia, ma in realtà del mondo. Le cose belle vanno salvaguardate. Quando si interviene su una cosa bella bisogna prestare molta attenzione, e non si fanno le cose tanto per farle, o si fanno bene o è meglio non fare nulla e lasciare magari a chi verrà dopo il compito di affrontare una situazione. Quindi più o meno per il recovery plan sarà così. Quindi bisognerà capire adesso come si muoverà il governo, come pensa di spendere queste somme, se pensano per esempio a bandi aperti ai comuni o pensa a una serie di sovvenzioni, aiuti a pioggia su magari argomenti, tematiche, problematiche particolari che possono, vanno dal dissesto idrogeologico alle strade, che sono insomma un disastro, e tu che sei comunque, rimani cittadino di Bonese, puoi essere
come dire, eletto a testimonial del disastro che regna nella nostra provincia. Assolutamente sì, sindaco. Vedete, ecco, questo è il linguaggio, adesso non perché con noi, ma l'ho appena ricordato il maestro Berlingeri, io lo dico da anni, guardate che facciamo un grande errore quando pensiamo che quella categoria è tutta uguale, vale anche per la politica, non tutti i politici sono uguali, non tutti i sindaci sono uguali e soprattutto li senti da come parlano, le parole che usano e anche il fatto di, avete sentito Cesare, di vedersi riconosciuti anche l'umiltà, la praticità, lo stare sul territorio, fare scelte coraggiose, perché ad esempio ci sono luoghi nella nostra Italia dove a volte un artista non viene invitato solo perché non è nato nel tuo paesello. E Cesare ne sa qualcosa, un maestro che è stato ospitato in tutto il mondo, personalmente sono andato a raccontarlo alla Biennale di Venezia, l'ho visto trionfare a Milano, nella capitale economica d'Italia, e non ho potuto, ahimè, seguirlo a New York o in Brasile, ma insomma un uomo che ha girato il mondo fin da giovane, si è fatto un'esperienza quindi globale, eppure Cesare non hai mai lasciato la tua Calabria. Voglio chiederti se questa doppia sfida di vita che ti sei data, da un lato scegliere tenacemente di vivere facendo l'artista e l'altro di fare l'artista rimanendo in Calabria, in qualche modo ti è alla fine tornata, sia pure con la fatica, e se proprio questo momento Tropea ti dimostra che malgrado i sacrifici poi davvero c'è sempre gente pronta a capire la forza e il lavoro che fai. Guarda, Piero, l'esperienza di Tropea è una perla nella mia storia. Io, sai, devo ringraziare la Fondazione Guglielmo, perché è da molti anni che segue il mio lavoro, lo acquista e poi lo promuove come l'ultima mostra al MAC. La cosa che ti vorrei dire è perché sono rimasto in Calabria. Allora, sono molti motivi. Uno dei motivi più belli è quello che diceva Cesare Pavesi: un paese ci vuole, anche per il gusto di andarsene e per il gusto di ritornare, dove trovi le tue radici, i tuoi alberi, il tuo cielo, dove trovi te stesso. Perché l'uomo è un genio sull'oggi, è un genio del nuovo, non cambia se va a Milano, se va a New York. Io ho fatto mostre a New York, a Pechino, a Rio de Janeiro, però ho portato i colori miei, del mio Mediterraneo, la luce del mio sole, il blu del mio cielo, ho portato i miei paesaggi. Sai, l'idea è, quando mi è venuto in teatro, nelle grosse piegature, quando ho visto questo grande cielo scendere giù, un'opera linica e piegato da due macchinisti, e lì ho pensato, che caspita, uno può dipingere il cielo e portarselo via come un fagotto di memoria. Uno può dipingere il mare e portarselo via. E io ho capito la forza di tutto questo, che diventa uno scrigno di pensieri e di cose. Io sono rimasto in Calabria perché quando sono rimasto io c'era un teatro stabile come Landano, di cui ero parte integrante. C'era l'Accademia di Palmi, dove io insegnavo ad altissimo livello. Ho contribuito alla grande nascita dell'Associazione Culturale Ionica, un personaggio come il mio dito, che era un personaggio di una certa natura. Abbiamo fatto cose insieme, spettacoli per la Biennale di Venezia, spettacolo a Firenze, come quello come nascerete, che era il mio sposo. Insomma, sono rimasto in Calabria perché in Calabria c'era da fare. Da grande denuncia, e poi non dimenticare che a Reggio Calabria ho promosso la mostra di Boccioni, che non era l'ultima cosa. Assolutamente. Alberi, no, Trombadoso, arrivati da Londra, da tutto il mondo. Sai quando ho avuto la grande paura? Quando anni fa sono andato in regione a promuovere una mostra di Mattia, dei disegni di Mattia Preti, che si trova da marzo,
E come rispostano chi perché non vale la pena, mi dice, la gente vuole vedere queste cose, ma... E Mattia Preti è stato tra i geni del 600, insieme a Caravaggio e Fratelli Caracci, chi non lo sa nessuno. Sappiamo che Boccione era tra giornate, ma è solo nato, poi è andato a Milano, a Verona, insomma, è diventato Boccione. Ma sai, molti anni fa è venuto Mimmo Rodella a casa mia, veniva quando scendeva il club, veniva sempre a casa di Giovanni, o quando io andavo a Milano andavo a trovare lui. E lui una volta penso, ma ci fanno? Io a Calanzaro, siamo del villaggio, adesso vogliamo manifesti. Dico tu e fai che la gente deve un lavoro per la strada, non caccio di scuola sul costo dello spazzatura, ma non solo mio, manca un Picasso, per cui c'è bisogno di cultura. E la cultura sai quando è grande, quando è informazione. Ognuno, grazie Cesare, ognuno ha la sua storia, un po' la scrive la sua storia, la sente e quindi quando fa delle scelte le fa in maniera profonda. Sindaco, dentro la storia di Tropea, no? Che momento è? Noi sappiamo che Tropea si racconta, sia stata scoperta, cos'erano gli anni 60-70 dai tedeschi che l'hanno rilanciata un po' col passaparola positivo nel resto del mondo, poi ci sono stati dei momenti un po' anche bui e poi negli ultimi anni via via ha iniziato a ricrescere. Che momento è per la tua Tropea in questo momento, le cose di cui sei più orgoglioso, ma anche il progetto che ritieni il progetto centrale della tua legislatura a cui stai lavorando? Allora, il momento è senz'altro uno dei più belli che la città abbia mai conosciuto. Detto da me, sai, detto da chi è l'autore, l'interprete, il protagonista, non è magari poco credibile. Beh, quindi bisognerebbe chiederlo agli altri. Però senza falsa modestia ti dico che posso affermare l'onestà che è in assoluto uno dei periodi più belli che la città stia vivendo, anche per il rilancio culturale che sta avendo. Tropea era chiusa a tutto ciò che era, almeno negli ultimi anni, da che ne ho ricordo io, non c'era questo fermento culturale che negli ultimi tempi è scoppiato, è deflagrato, con effetti positivi e di trascinamento. Perché poi non pensare che Cesare rimarrà una meteora, Cesare lascerà tanta Tropea, Cesare aprirà la pista per come è stato l'anno scorso, grazie ad altri bravissimi artisti, aprirà la strada ad altri artisti che possono essere scultori piuttosto che pittori, piuttosto che attori, desiderosi di conoscere la città e cimentarsi con la bellezza. Qui bisogna anche confrontarsi con quella che è la bellezza della città se vuoi fare qualcosa. Quindi è un momento bello. Il progetto era e tutto quello che faccio va in quella direzione di uscire da quello stereotipo, far uscire la città da quello stereotipo di località turistico balneare legata solo ed esclusivamente al mare. Io voglio, proprio perché il progetto che tutti sempre hanno detto, però in realtà poi le misure non sono andate in quella direzione, allargare la stagione turistica, far in modo che la città viva veramente di turismo, con almeno 9-10 mesi, per non dire 11, dove la domanda, se non dico sia fortissima, sia presente. E per fare questo ovviamente devi uscire da quello schema, perché tu a dicembre ovviamente non puoi offrire il mare, anche se ti dirò il mese di febbraio sembrava giugno, anche come temperature, oggi ancora non abbiamo il caldo, febbraio è stato qualcosa di incredibile, di eccezionale, fossero stati aperti i confini in voli sarebbe arrivato di tutto e di più dalla Scandinavia. Quindi voglio dire, però lì dipendiamo dal tempo, il turismo balneare dipende dal tempo, dalla stagionalità, l'arte no. Quindi se tu sei capace di offrire qualcosa, e questa offerta peraltro, offrire questo qualcosa, ti aiuta
stuzzica la voglia del viaggiatore di conoscere sempre qualcosa in più. E quando il viaggiatore inizia a conoscere qualcosa, oltre ad imbattersi in quello che poi è un'altra peculiarità della Calabria, il calore dei calabresi, no? Cioè, Tropea, il genius loci, da cosa è formato? Bellezze, calore, l'accoglienza, l'ospitalità. Il fatto che chi viene qui come viaggiatore, non come turista mordi e fuggi, si senta nel giro di qualche giorno parte di una comunità, come se fosse stato sempre tropeano per nascita. E quindi questa è una delle nostre caratteristiche. E solo grazie a queste cose qua tu puoi trasmettere queste emozioni che poi portano la persona a voler ritornare, a trasferire quelle emozioni ai propri amici, ai propri parenti, ai figli, e quindi ti crea quello zoccolo duro, chiamiamolo così, in materia, in termini di domanda, che garantiscono il benessere di una comunità. Per esempio, Piero, tu mi conosci da quando, ci conosciamo da quando eravamo ragazzini, no? Tu sai, io da ragazzino ero impegnato nel settore della movida. Io vengo da quel settore lì, che oggi odio o comunque sia, non mi affascina. Da sindaco in particolare, perché penso che quel settore, quel tipo di turismo, quel tipo di domanda, non valga a rafforzare una meta turistica e sia oltremodo pericoloso, perché è legato alle mode. Basta che succeda qualcosa, alcune esperienze di località che è fortissimi proprio per la movida, Gallipoli per esempio, per citarne uno, la chiusura di un locale ha determinato un collasso ai numeri. Quindi io penso che, siccome la prima domanda, un manager, il sindaco di Tropea deve essere un manager, se no il fallimento alle porte, la prima domanda alla quale bisogna dare risposta: che tipo di domanda voglio intercettare? Io alla domanda ho dato una risposta chiara, che a volte, per esempio, dai miei operatori turistici non è apprezzata, ma ritengo che nel medio periodo, producendo risultati, verrà compresa e porterà tutti ad adeguarsi a questa direzione. Sindaco, è talmente vero quello che dici che ti racconto un aneddoto di me giovane sulla spiaggia di Tropea. Ho assistito senza volerlo a un litigio di una giovane coppia, ragazzo, erano evidentemente del nord, e lui si lamentava perché si scocciava, perché non c'erano sufficienti discoteche, non c'era, e lei a un certo punto è stata ad ascoltarla per un po', poi si è arrabbiata e l'ha mandato a cagare, passami il termine, dicendo: ma scusami, ma ti rendi conto, siamo nel paradiso e mi stai parlando della solita discoteca nella quale ci vai tutto l'anno nella tua città? Non voglio stare a citare le città, ma io dico, per carità, le discoteche ci devono essere, ma spesso le macchine da divertimento servono a colmare i vuoti paesaggistici, e laddove c'è un paesaggio così potente, definito da quella ragazza il paradiso, non da me, che magari potevo avere qualche interesse a definirlo tale, beh, credo che quello sia stato il miglior spot sulla mia terra a cui io abbia assistito senza volerlo, perché erano due giovani che venivano dal nord, e questa è la scena che è successa. Siamo ai minuti finali, come ogni volta che ho ospiti così. Piero, consentimi di aggiungere, io non è che abbia nulla contro i locali, questo tipo di locali. No, certo, è ovviamente chiaro che la località ha un suo, diciamo, una visione chiara. Ci sono altre località altrettanto belle che invece guardano a questo tipo di domanda. Tropea ha deciso chiaramente cosa vorrebbe, perché purtroppo, nonostante quello che vorremmo, poi arriva anche quel tipo di domanda e poi succede quello che dici tu. Litigano a mare perché ci mi sono rotto le scatole a stare qui, che facciamo? Qua si deve godere di un altro tipo di cosa. Ottima visione, Giovanni Macri, sindaco di Tropea. E chiudo, ho ancora due minuti per Cesare. No, volevo chiudere con una breve, piccolissima lettura di una lettera che darò a Giovanni, delle impressioni di Tropea. Ti voglio chiudere così. È un grande regalo che ci fai, Cesare, che fai anche a me.
da giornalista sono attento a queste cose, certo sì. A te la parola, chiudiamo con questo. L'inno di questo luogo, parlando di Palazzo Santa Chiara, ho avuto una sensazione che lo spazio del cielo e lo spazio della terra identificano in una dimensione di mistero e di spiritualità. Per me è stato molto coinvolgente entrare in una dimensione del passato in punta di piedi e accogliermi e sentirmi accolto da esso. Grazie. Grazie al maestro Cesare Berlingeri, grazie al sindaco Giovanni Macri, un bellissimo esempio italiano per il paese intero di cosa significa mettere insieme storie anche diverse che fanno squadra per il bene di un territorio. Sono davvero felice, mi avete regalato un pezzo della mia amata Calabria di grande prestigio, di grande orgoglio e di grande, fammi dire sindaco, sensibilità, quelle cose che non ti aspetti e che poi invece arrivano. Un abbraccio ad entrambi e non vedo l'ora di venire a vedere questa mostra straordinaria e rivedere chiaramente, posso dire, la mia tropea, fammelo dire sindaco, visto che sono cresciuto lì vicino. Sicuramente minimo dei calabresi, almeno dei calabresi, è una perla di Calabria ed è patrimonio, io avverto la responsabilità di gestirla ogni giorno durante la mia lunga giornata, avverto questo grande peso, questa grande responsabilità, oltre ovviamente all'orgoglio di poterlo fare, ma avverto anche la responsabilità, perché se sbaglia tropea può compromettere l'immagine della Calabria. Quindi sto molto attento, spero, ce la metto tutta giorno dopo giorno nel dare il meglio di me stesso, di offrire quell'immagine bella di Calabria alla quale tutti vogliamo contribuire. Buon lavoro, avanti tutta, buon lavoro. Grazie Piero, ciao Cesare. Grazie Dino. Un caffè che vale espresso scende moca sale, serve a farci avere quella marcia in più. Un caffè che vale senza esagerare, serve a questa Italia per tenersi su. Un caffè che vale, rito nazionale, è un caffè che vale grazie a te.